Allora, cerchiamo di dare una giustificazione non rigorosa di questa definizione. Quello che dirò quindi non è rigoroso dal punto di vista matematico, ma vi dà un'idea di perché uno sceglie questa definizione. Ragazzi, consideriamo da un punto UV appartenente a D, d'accordo? E consideriamo il rettangolo di lati consecutivi UV, UV e UV. V più DV. Siamo sul rettangolo, quindi per il punto UV. Per il punto U più DV. Clicco che cos'è il lato UV? U più DV di vertice. Poi il lato di vertice UV, U più DV, cos'è questo rettangolo? Supponiamo che DU e DV siano molto piccoli, d'accordo? Ci manca U più DU più DV. È chiaro che è una. Allora, supponiamo che U, che DU e DV siano dei numeri molto piccoli, sia in modo tale che questo rettangolo sia contenuto in D, ma anche per altre motivazioni che dovremo dire. Trasformiamo tramite Φ. Questo rettangolo viene trasformato in un oggetto che sta sul sostegno della superficie, d'accordo? Allora, i segmenti non vengono trasformati in segmenti, verranno trasformati nelle curve. Quindi qui avrò il punto Φ di UV, l'immagine da UV tramite Φ di UV. Per esempio, qui hanno il punto Φ più DUV e questo segmento verrà trasformato in questa curva. Qui avrò il punto Φ più DV e questo segmento viene trasformato in questa curva. Quindi questa rettangolo verrà trasformato in un oggetto di questo tipo. Se supponiamo che DU e DV siano molto piccoli, se DU e DV sono molto piccoli, possiamo supporre che in effetti queste curve siano proprio dei segmenti. D'accordo? Le posso approssimare con dei segmenti. In realtà non sono dei segmenti. Questo discorso che sto facendo non è un discorso rigoroso dal punto di vista matematico, per comprendere questa l'idea della definizione. Quindi questo rettangolo viene trasformato in un oggetto con dei lati curvi. Ma se supponiamo che le due dei B siano molto piccole, è lecito immaginare, tra virgolette, lecito, che i lati di questo oggetto siano dei segmenti e questo rettangolo venga trasformato in un parallelogramma, d'accordo? Quello che è cambiato l'angolo. Qua il primo elemento però sarà tutti i pezzi, d'accordo? Se avete un parallelogramma forse fatto così. Allora, come si calcola l'area del parallelogramma? Base per l'altezza, d'accordo? Allora, l'area di questo parallelogramma è base per altezza. Chi è la base? La base è, scriviamo, posso lasciare qui. La base chi è?
è I più DU V meno P di V. Questa è la fase. D'accordo? Quindi io devo fare la base per l'altezza. Adesso ci parliamo dei due vettori, ragazzi. Un vettore A e un vettore B. Vediamo con teta l'angolo minore di pi greco formato da questi vettori. Ricordiamo questo parallelogramma. Allora, che cosa è stato? La base per l'altezza. Quindi è stato la base è la lunghezza del modulo del vettore A. L'altezza è questo vettore qui. Che cosa è dato? Dato seno di teta per la lunghezza del vettore B, per la norma di B. Per seno di teta. D'accordo? Ma questo che cos'è, ragazzi? Mi ha dato che la norma di A vettore B. Quindi l'area di questo parallelogramma con lati vettori A e B non è altro che la norma di A vettore B. Ritorniamo al nostro caso. Chi sarà l'area di questo parallelogramma? Il prodotto vettoriale di questo vettore P di U V più del B meno di U. Questa è l'area del parallelogramma. D'accordo? Ragazzi, esplicitiamo questo primo vettore. Qui sotto scriviamo P di U più di U B meno P di U B. Questo che è il vettore più 1 di U più di U B meno P 1 di U B. P 2 di U più di U B meno P 2 di U B. P 3 di U più di U B meno P 3 di U B. D'accordo? Ragazzi, sto esplicitando questo. Allora, ragazzi, Φ1, Φ2 e Φ3 sono funzioni di classe C. Come possono attuare queste differenze? Applicando il teorema di Lagrange. Chi è Φ1 di U di un B meno Φ1 di un B? Questa è l'ampiezza di U più du meno U, quindi du. Per che cosa? Per la derivata di Φ1 nel punto. Ripeto, un punto compreso tra U più du, tra U e U più du e B. D'accordo? Andiamo a calcolare la derivata. Non so chi sia questo punto. Però, se supponiamo che du è molto piccolo, ma quasi infinitesimale, è ragionevole supporre che questo punto dove devo calcolare la derivata sia proprio il punto U. D'accordo? Quindi questa quantità la posso per giù approssimare con la derivata rispetto a U di P1 nel punto UB di U. Quindi la derivata rispetto a U di P2 nel punto UB di U. La derivata rispetto a U di P3 nel punto UB. Ci ho messo anche questo segno perché non è vero. Questo è uguale a questo. Ma se deu è molto piccolo possiamo supporre che questa quantità sia una buona approssimazione di questa. D'accordo? Ma questo è che, ragazzi, non è altro che la derivata rispetto a U di Φ nel punto UB
Quindi posso rimpiazzare questa quantità con questa quantità. Idem, posso rimpiazzare questa quantità con la variabile phi rispetto a V nel punto V del V. Quindi posso dire questo è fu per giù uguale. Ecco, questo simbolo che vuol dire che non è uguale. Un'approssimazione della log della derivata rispetto a V phi nel punto del vettore. La derivata rispetto a V phi nel punto V. Ma questo è uguale alla norma, la derivata rispetto a 1 di phi nel punto V, addirittura la derivata di phi rispetto a V nel punto V e V. Possiamo usare questa parte sotto, ragazzi, le copiate? Quindi ragazzi, epiloga, cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato un piccolo rettangolo del dominio D con lati di ampiezze D1 e B, molto piccolo. Questo rettangolo viene trasformato tramite l'applicazione Φ in una figura del sostegno. Ben se D1 e D1 sono molto piccoli, possiamo immaginare che questa figura, questo oggetto, sia un parallelogramma. E l'area di questo parallelogramma è su per giù questa quantità. D'accordo? Adesso cosa posso immaginare? Posso immaginare che quando vado a pavimentare D con questi rettangoli, la superficie del sostegno, cioè il sostegno della superficie, viene pavimentata con questi parallelogrammi. Quindi l'area della superficie non è altro che la somma delle aree di tutti questi parallelogrammi. Quindi è ragionevole, quindi la somma di tutte queste quantità, quando D1 e D2 sono molto piccoli. Ma siccome la somma non è altro che fare la somma e fare l'integrale, poniamo, fare la somma di questo vuol dire andando qui della norma la derivata rispetto a un b, addirittura la derivata rispetto a un b, d b. Possiamo dire che questa rappresenta l'area della superficie. D'accordo? Grazie, ripeto, questo non è un discorso rigoroso. Questo metodo, questo procedimento ci indica la strada che abbiamo seguito per definire l'area della superficie in questo modo. Definizione. Sia P di V contenuto in R4 a valori di R3 una superficie regolare con D dominio
connesso regolare di sia F di A con un R di in R una funzione continua con A aperto tale che il sostegno alla superficie phi di D è contenuto in A. Ogni A integrale di F sul sostegno di phi si definisce nel modo seguente: l'integrale di F su S di sì è uguale per definizione integrale di F di F di F di F per la norma della radio di F rispetto a un punto B vettore della radio di F rispetto al punto di F di F di F di F di F. Quindi ragazzi, come si definisce l'integrale di f su s? L'integrale doppio su d di f di phi di uv per la derivata, per la norma derivata di phi rispetto a u prodotto vettoriale da phi rispetto a b. Fa tutto senso, ragazzi. Abbiamo visto, questa è una funzione continua, f è una funzione continua, phi di classe C1 quindi è continuo, quindi la loro composizione è una funzione continua, vediamo una funzione continua su un dominio regolare del piano, una funzione integrabile. Siano alfa e beta
più come viene. Allora, uno, l'integrale su S di 1 in desidera, scusa questo simbolo, è perché non la ricerca in desidera, è uguale area di 2, l'integrale su S di alfa F più delta G, non decidiamo la data, l'integrale su S di F non decidiamo più delta, l'integrale su S di G in desidero. 3, se F non è uguale di G, 4, allora l'integrale su S, su S di F in desidero non è uguale l'integrale su S di G in desidero. Metà base F non è uguale di G su F di G, 4, il modulo integrale su S di F in desidero è meno uguale all'integrale su S del modulo di F in desidero è meno uguale del massimo di F su D più B su D per definizione. Ragazzi, ricordate, vi ho parlato di curve equivalenti. Si può introdurre una nozione analoga per le superfici. Siano fi di b di curve r quadri di r a cubo. R quadro in R al cubo 2 superfici regolari. Fi e psi si dicono equivalenti se esiste una iniezione G di B appartenente a D associo G più B appartenente a T di classe più di B con determinante della matrice gaussiana di G nel punto V diverso da zero per ogni U e V appartenente all'intero di V, sai che Φ di UV è uguale a Ψ di UV
luogo in cui vivere. Quindi due superfici, Φ e ψ. Due superfici regolari di R3. La prima è definita in D, la seconda in T. Vediamo che queste sono equivalenti se trovate un'applicazione G da D in T che sia un'abiezione, quindi iniettiva e suriettiva, di classe C1, e tale che il determinante della matrice jacobiana, abbiamo visto cos'è la matrice jacobiana, sia diverso da 0 per ogni punto di QV interno a D. E inoltre si ha Φ di UV che è uguale a ψ di G di UV. D'accordo? Ragazzi, la stessa definizione la disse per le curve. L'unica cosa, G è un'applicazione osservata, è un sottoinsieme di R quadro, è un sottoinsieme di R quadro. Quindi invece di avere la derivata prima, diversa da 0, avete il determinante della matrice jacobiana diversa. Ragazzi, guardate una cosa, che la matrice jacobiana o è sempre, essendo in esso 0, è sempre maggiore di 0, è sempre meno 0. Allora ragazzi, questo senza, non fare una dimostrazione, senza dimostrare, però vi dico che il piano tangente, l'area della superficie e l'integrale superficiale sono invarianti per curve equivalenti. Quella che invece può cambiare è il versore normale. Resta lo stesso il versore normale se due superfici sono equivalenti per il determinante della matrice jacobiana maggiore di 0. Cambia il verso opposto se il determinante della matrice jacobiana è minore di 0. Guardate ragazzi, mi salta qualche esempio. Esempio di superfici. Ricordate cosa abbiamo visto per le curve? Assegnata una funzione di classe C1 su intervallo AB, si può costruire una curva regolare il cui sostegno è il grafico della funzione. Ricordate? Lo stesso risultato è vero per le superfici. Questo è il vostro dominio D e questo è il grafico di cappello del culo. Se qua è il grafico, il cappello del fungo è il grafico della vostra funzione. Allora, qui tale che a x y appartenente a D associa x y f x y appartenente a R3 e
una superficie regolare di R3 avente per sostegno il grafico di F. Ragazzi, facciamo vedere che questa è la superficie, prima si iniziamo a far vedere che questa è la superficie regolare. Cosa dobbiamo far vedere? D è un domino connesso, per come è stato scelto. Poi, phi deve essere classe C1. Cosa vuol dire phi di classe C1? Che tre componenti devono essere funzioni di classe C1. Vediamo. X è una funzione di classe C1 come funzione della X e Y? U è una funzione di classe C1 come funzione di X e Y? Sì. F è una funzione di classe C1? Sì, per ipotesi. Abbiamo preso F di classe C1. Poi questa è iniettiva nell'interno di D. Questa è iniettiva su tutto D. Trovate? Phi è. Cosa vuol dire che è una funzione iniettiva? Che se avete due punti diversi, le immagini del se avete due punti diversi del dominio, le immagini sono diverse. Oppure correntemente, se avete due punti del dominio e le loro immagini sono uguali, i punti devono essere uguali. Facciamo vedere. Vediamo due punti del dominio. E supponiamo che le immagini tramite i fili di questi due punti siano uguali. R3 sono uguali. Quando i due vettori sono uguali? Quando la prima comprende quella prima comprende, la seconda uguale la seconda, la terza uguale la terza. D'accordo? E quindi mi ha fatto vedere che inietti. Per far vedere la quarta proprietà per calcolare la radio parziale della phi rispetto alla prima variabile. La radio parziale della phi rispetto alla seconda variabile fa il prodotto vettoriale e fa vedere che il prodotto vettoriale è diverso dal vettore. Ragazzi, state attenti, qua la prima variabile stiamo indicando con x e y, di variabile, non con u e b. Cambiamo, dobbiamo pure chiamare u e b, cambiamo. Allora, posso lanciare questo, copiato? Allora, la radio di phi rispetto a x al punto x y. Yeah. Allora comprende quant'è? La radio di x rispetto a x è? La radio di y rispetto a x è? 0. La radio di f rispetto a x. Calcolare la derivata rispetto a y di phi del punto x y.
la derivata di phi, la derivata di x rispetto a y è 0. 1 grado di phi rispetto a x. Questo fatto indica, faccio prodotto vettoriale. Come faccio? Cancello formalmente, come si fa? Cancello la prima colonna, calcolo il determinante, la matrice quadrata che rimane. Quindi resta meno la grande rispetto di x diretto. Poi cancello la seconda colonna, calcolo il determinante, quello che rimane, col segno meno. E meno la elevata di f rispetto a y. La colonna, fa prendere in quello che rimane. Ragazzi, questo è diverso dal vettore 1, questo vettore? Perché? Perché la terza componente è 1, quindi questo è diverso dal vettore 1. No? Addirittura per ogni U e V appartenente a D, non all'interno, vedete? Ma per ogni U e V appartenente addirittura a D, con l'identità, vedete, per ogni U e V appartenente, poi scusate, per ogni X e Y. Vedete, per ogni X e Y appartenenti a D. Ricordiamo questo fatto, che questa proprietà vale sia l'identità che questa proprietà per ogni X e Y appartenente addirittura su tutto D. Quindi, in conclusione, abbiamo dimostrato che è una superficie regolare. Poi ragazzi, il sostegno coincide col grafico, questa è la definizione. Chi è il grafico della funzione? F. Chi è il grafico di F? Se x, y, z, tale che z è uguale f di x, y. Chi è il sostegno? X, y, f di x, y. Quindi coincidono. Grafico di F con altro che insieme X giusto F di X giusto è insieme X giusto appartenente. Questa è per definizione di grafico, ma per definizione di sostegno questi hanno sostegno di F. Il sostegno di φ, l'immagine di φ di D, quindi le tre x y sono f di x y con x y appartenente a D. Questo oggetto, d'accordo? Questo è sia il grafico della funzione che il sostegno della superficie. D'accordo? Poi calcoliamo l'area di questa superficie. Mangiare questo, ragazzi. Posso? Calcoliamo l'area di qui. Cosa? Prima fai l'area, calcoliamo. Vediamo il piano tangente. In un punto phi di x con 0 y con 0. Vediamo il piano tangente a phi di x con 0 y con 0. Che è il piano tangente? X, y, z. Mi ricordate la formula x, y, z. Meno il punto P con 0. Il punto P con 0 chi è? Phi x con 0, y con 0. Ma chi è phi x con 0, y con 0? È x con 0, y con 0. F di x con 0, y con 0. Meno. X con 0. Questo prodotto scalare col il versore normale
col versore normale, punti, col vettore normale, non ci interessa, stessa cosa, siamo qui verso il vettore, la stessa cosa. Col vettore normale del punto x con 0, y con 0. Questo è il vettore normale, un vettore normale. Il versore normale che è questo, normalizzato. Però qua o ci metti il versore normale, o ci metti il vettore, non cambia nulla. Meno elevato rispetto a x, meno elevato rispetto a y, uguale. Questa è l'equazione nel piano tangenziale. Andiamo a specificare nel punto fi questo lì. X meno con 0 che considera però arrivate f rispetto a x è con 0 x con 0 meno la derivata di f rispetto a x è con 0 poi y meno y con 0 meno y meno y con 0 per la derivata rispetto a y di f è con 0 con 0 poi più z meno z0 z scusate z meno z0 e f di con 0 la prima componente di questi che è x meno x con 0 di moltiplicare la prima componente di questi per meno la derivata rispetto a x di f nel punto x con 0 y con 0 più la seconda componente chi è? Y meno y con 0 devo moltiplicarla per la seconda componente quindi per meno la derivata di f rispetto a y nel punto x con 0 y con 0 più la terza componente z meno f di x con 0 y con 0 va moltiplicata per y. Questo posso riscrivere z uguale a f di x con 0 y con 0 più x meno x con 0 elevato di f rispetto a x e punto x per 0 y con 0 più y meno y con 0 elevato di f rispetto a y x con 0. Z meno f di x con 0 y con 0 che moltiplica 1 ragazzi, quella è l'equazione del piano tangente e ritrovate l'equazione del piano tangente al grafico di una funzione che avete visto in analisi. L'area della superficie. Copiato? Posso andare avanti? L'area della superficie. Supponiamo che di tutto questo quadro sia anche dominio regolare, d'accordo? Nel senso dato la definizione, nel senso della definizione data da qualche settimana fa, cioè che integrale su sostegno, scusate, l'area. L'area di phi è uguale a integrale doppio su b della norma che è data di phi rispetto a x del punto x y prodotto vettoriale alla derivata di y z
aspetta, io sono il fi, che è uguale, vediamo su di, è la radice quadrata. Questo, ragazzi, dobbiamo fare la norma di questa quantità, d'accordo? Questo al quadrato, più questo al quadrato, più questo al quadrato, dopo radice. Ma quando faccio, ragazzi, questo al quadrato, più questo al quadrato, cosa ottengo? Il modulo del gradiente di f al quadrato. Questo qua, anzi, ora ci va, viene l'elevato rispetto a x, il punto di y al quadrato, più l'elevato rispetto a y, di f nel punto di x, y, al quadrato, più x, y. Ma questo altro non è che il grado doppio, quindi, della radice del modulo del gradiente di f, x, y, al quadrato, più y. Questa è l'area della superficie. Ragazzi, una superficie costruita in tal modo, cioè a partire da una funzione di classe C1, si chiama superficie cartesiana. Domani vedremo altri esempi di superfici. Vedremo le superfici cilindriche e le superfici di rotazione. Moralmente, cos'è una superficie cilindrica? Mettete per esempio il piano XY. Prendete una curva semplice e regolare il piano XY. Poi sollevate questa curva da un'altezza alfa a un'altezza beta, una tendina alzata, d'accordo? Quello che questa si chiama superficie, pari a vedere, questa è una superficie regolare e si chiama superficie cilindrica. Cos'è invece una superficie di rotazione? Prendete una curva che non intersechi un asse, al più la puoi intersecare agli estremi, fatelo ruotare intorno all'asse. Se la curva è regolare e semplice, quello che ottenete è, se la curva interesseca l'asse al più negli estremi, quello che ottenete è una superficie, sia una superficie di rotazione. Per esempio, se fate ruotare una semicirconferenza intorno all'asse Z, ottenete un aspetto. Se fate ruotare questo segmento intorno alla sinus, ottenete per esempio oro anche rispetto all'asse Z, d'accordo? Domani un po' vediamo queste superfici.